La volpe e la cicogna. Pareva proprio che la volpe e la cicogna fossero buone amiche. Un tempo si vedevano spesso e un giorno la volpe invitò a pranzo la cicogna. Per farle uno scherzo, le servì della minestra in una scodella poco profonda. La volpe leccava facilmente nella scodella, ma la cicogna riusciva soltanto a bagnare la punta del suo lungo becco. E dopo pranzo era più affamata di prima. «Mi spiace», disse la volpe, «la minestra non è stata di tuo gradimento». «Non avere scrupoli, spero anzi che vorrai restituirmi la visita e che verrai presto a pranzo da me», rispose la cicogna. E così fu stabilito il giorno in cui la volpe sarebbe andata a trovare la cicogna. Sedettero a tavola, ma i cibi erano preparati in vasi dal collo lungo lungo e stretto stretto, nei quali la volpe non riusciva a infilare il muso. Tutto ciò che poté fare fu leccare l'esterno del vaso. «Non ho affatto scrupoli per il pranzo», commentò la cicogna. E allora la morale è: chi la fa l'aspetti.